Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Lidl, aggiornamento prodotti Lidl che ho comprato qualche settimana fa. Allora, mettetemi tanti like se vi piacciono i video su Lidl, se vi piacciono i video sui prodotti al suo mercato, perché ho tante novità per voi. Come sapete, sono io stessa ad andare nei suoi mercati, a Lidl, nei vari suoi mercati a comprare prodotti, quindi premiate la mia buona volontà con un bel like. Mi piace tantissimo fare questi video con l'unico scopo di consigliarvi prodotti buoni, che hanno un buon inci, sono low cost, economici, per farvi capire che non c'è bisogno di spendere tantissimi soldi, ma si trova qualcosa di buono anche al suo mercato, e a Lidl trovo sempre qualcosina di buono. In particolare ho comprato questi qua, che veramente ve li straconsiglio ragazze, pagati pochissimo. Se avete visto il videovlog, perché io faccio sempre anche i videovlog in diretta al suo mercato sul mio secondo canale, se non siete ancora iscritti iscrivetevi anche al mio secondo canale, e se l'avete visto quel video avete visto che noi avevo comprato questi bagnoschiuma. E tra le tante cose, perché nei videovlog appunto è utile che voi le vediate, perché là vi dico anche le cose che non vanno bene, che in questo video non vedrete perché non l'ho comprato. Non sono stupida che compro le cose che non vanno bene, però vi avevo detto tante cose non andavano bene. Invece questi qua avevano un inci, oddio che scasso tutto, scusate, hanno un inci accettabile. Ovviamente non sono prodotti naturali, biologici, no, però sono accettabili. Infatti se leggiamo l'inci, hanno solo qualche peg, insomma, che non è naturale, è sintetico, però comunque sono fatti abbastanza bene e io mi trovo benissimo ad utilizzarli, perché me li porto in palestra, quindi sapete, dovendo fare la doccia comunque ogni giorno, mi serve qualcosa di insomma delicato, non, senza pretese, e economico, perché comunque questi qua sono belli tipo formato famiglia, così per la doccia veloce. La cosa bella è che sono molto, lavano bene, fanno schiuma, perché comunque dopo la palestra, toccando gli attrezzi, poi sudi eccetera, quindi si vuole qualcosa che fa schiuma, perché comunque ti devi pulire bene, però lasciano la pelle morbida e sono super profumati, cosa pazzesca, hanno dei profumi pazzeschi. Io penso di averli presi tutti, noi li abbiamo presi, io e mia sorella penso abbiamo presi tutti, allora questi qua di tutti i colori sono bellissimi, si chiamano Spa by Cien. Allora, questo qua viola è quello che è finito per primo e secondo me è il più bello per quanto riguarda la profumazione, è Jacinto Shower Gel, è viola, è buonissimo, ha un profumo, ma do ragazze, sono tutti fiori, ma questo è bellissimo, un fiore così ipnotico, femminile, sensuale, è bellissimo questo qua. Poi questo verde Angelica, anche buonissimo. Madonna, la profumazione così femminile, aperta, luminosa, molto molto bella. Ma come descrivo io i profumi proprio, sì. Poi c'è questo qua che è anche buono, però c'è cioè qualcosa di già sentito. Invece questi qua mi sembrano proprio quelle formazioni delle marche, non so, quelle proprio di profumi, sono proprio belli. Invece questo qua odora tipo di qualcosa di polinesia, infatti si chiama polinesiano, sì, qualcosa di esotico, profumazione esotica, anche molto bello. Poi c'è questo qua che invece è il Lilla Asian, vediamo, questo qua l'abbiamo provato poco. No, questo qua non lo so, non mi convince molto, lo vedo un po' asiatico, un po' così, profumo troppo un po' pungente, ecco, vabbè, usiamo i termini giusti. E poi c'è questo qua che è hawaiano. Questo anche è carino, molto molto bello, ricorda proprio sì le Hawaii, il mare. Comunque ragazzi, che vi devo dire, io ve li consiglio, costano poco, se come noi volete qualcosa formato famiglia, palestra, piscina eccetera, così ve li straconsiglio, quindi questi qua aggiudicati. Poi ho preso i miei soliti dischetti struccanti che costano poco, ma ditemi una cosa ragazzi, io non ho trovato più la marca Iseree, che faceva anche i dischetti Iseree, faceva le salviette, se vi ricordate, quella marca che c'era al Lidl. Io non l'ho trovata più quella marca, ditemi se voi, da voi, nei vostri Lidl, almeno da noi a Napoli, io non l'ho trovata più, quindi mi è dispiaciuto, perché poi c'erano alcune cose carine come le salviette tipo. Comunque questi dischetti costano poco, ok. E anche il nail polish, quindi il leva smalto, in questo pack che mi piace tantissimo, perché tu metti il dischetto sopra, zac zac zac, e così non cade, tipo che l'acetone quando lo aprite metti giù, cade tutto. E mi è successa questa cosa qua, no,
è intelligente, zac zac zac, quindi non cade l'acetone dappertutto. Se non si è mai rovesciata tutta la boccetta di acetone mentre volevate prenderne solo un dischetto, non siete normale, perché deve esservi successo almeno una volta nella vita. Comunque ragazze, questo qua è buono. E poi ragazze, un'altra novità, so che vi piacerà questo shampoo. Questo anche è il pack, diciamo, nuovo. Shampoo e balsamo 2 in 1, volume style. Questo è uno di quelli che ha un inch abbastanza accettabile, anche se comunque c'è anche qua qualcosa di sintetico, però almeno non ha siliconi, non ha paraffina, eccetera. C'è ad esempio qua, c'è la guar, che quindi è districante, c'è il poliquaternum 10 che non è un silicone ma un effetto districante, quindi essendo che è uno shampoo e basta, cioè uno shampoo molto cremoso, va bene per chi ha capelli che sono un po' gonfi, che non pieni di nodi, molto lunghi, molto forti, perché mi inizia già a districare. Io il balsamo dopo lo metto comunque, vi dico la verità, però io mi sono trovata bene con questo shampoo. Sì, è uno di quei shampoo da supermercato con buon inch, che comunque lava bene e fa il suo dovere. E poi sempre nella stessa linea c'è questo qua, che praticamente se ve lo lancio è vuoto, praticamente l'abbiamo sucato. Shower Gel Oriental Blossom, bella profumazione. Questo qua, a differenza degli altri, è cremoso ed è, lascia la pelle molto morbida, quindi veramente buono, è tipo un bagno schiuma. E anche questo qua ve lo straconsiglio. Poi ragazzi, ovviamente per i prodotti Lidl, guardate tutti i video precedenti che ho fatto, cerco di dimostrarvi di volta in volta le novità Lidl, però ciò non vuol dire che gli altri non siano confermati. Ad esempio il lavamani, quello là che vi ho detto che è un detergente che spesso utilizzo per il viso, quello là è sempre confermato, è sempre ottimo. Insomma, ce ne sono tanti che vanno sempre bene, insomma, quindi guardate sempre gli altri video, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video anche con un bel like, se volete altri video di questo genere, se avete trovato altre novità e altri prodotti, altri supermercati in cui vorreste che io andassi. Yeah! Ho azzeccato tutti i tempi. Ciao, vi amo! Difficile del video è questa, la miniatura, con tutte le cose in mano, scassiamo tutto. Ah, incredibile! La follia!